Siamo con Velasco da Savoine Gold Watch, la tua bellissima nuova mostra. Ce la spieghi, per favore? Gold Watch nasce da una domanda che io ho fatto a me stesso a marzo del 2020, cioè quindi quasi un anno fa, durante la chiusura. Mi sono chiesto come a testimoniare a me stesso quel momento, un momento che è stato per tutti noi un fatto epocale, ormai storico. Certamente passerà alla storia come uno dei fatti determinanti della nostra vita. In che modo testimoniarlo? Ho provato replicandolo con delle memorie, attraverso delle memorie della pittura, dei simboli. Primo fra questi è il paesaggio dal vero, cioè di ridipingere il paesaggio dal vero come facevano gli impressionisti, in un momento in cui l'unica forza che non era obbligata da delle leggi di imposizione era la natura. La natura procedeva con una forza travolgente e noi al cospetto restavamo assolutamente immobili. Il nostro tempo e il nostro spazio non era più misurabile in quel momento. E quindi mi sono immaginato che quella misura di spazio-tempo completamente saltata fosse paragonabile al fondo oro medievale, quello bizantino. E da questa riflessione nasce l'idea di dipingere dei quadri come se fossero dei diari quotidiani di impressioni di natura su un fondo oro, quindi sostanzialmente una contraddizione che è il parallelo di quello che noi stavamo vivendo in quel momento. La particolarità di questi dipinti, soprattutto questi piccoli, è che ognuno di questi, e sono 24, esattamente come le ore del giorno, sono stati dipinti in diretta Instagram con amici che stavano in giro per il mondo, cioè chiusi nelle loro case. E quindi i dialoghi di queste giornate erano la testimonianza verbale di ciò che stava accadendo. E quindi una terza possibilità di lettura che si rifletteva, in questo caso in maniera più concettuale, dentro il lavoro di immagine, dentro la pittura. Il titolo che riassume tutto questo ciclo di lavoro è Gold Watch, un titolo preso a prestito da Pulp Fiction, e racconta in sintesi un tema molto forte. Gold Watch è l'orologio d'oro che viene dato da Christopher Walker a piccolo Bruce Willis come l'eredità di suo padre che era stato in guerra e che gliel'aveva lasciato attraverso questo ufficiale di marina. Quindi per questa mostra diventa il simbolo di un'eredità, di una memoria, quello che ci viene consegnato e che ci tocca in qualche modo restituire come secondo la nostra forza, secondo la nostra intelligenza, secondo le nostre intenzioni, secondo il nostro sguardo sul futuro. Tu sei figlio d'arte, i tuoi figli hanno fatto l'allestimento, mi hanno detto, di questa mostra, hanno disegnato l'allestimento, c'è cioè come un cerchio che si chiude anche familiare. C'è un cerchio che si chiude nel concetto di questa mostra e anche familiare, quindi anche la storia di Gold Watch che assomiglia un po' come metafora a questa storia familiare, replica anche un fatto architettonico, ovvero il perimetro di questo giardino, che è un perimetro quadrato, esattamente come il quadrante di un orologio, e attraverso le 24 ore. Sono 24 sguardi attraverso i quali io mi immagino lo scorrere del tempo, lo scorrere delle ore e delle giornate.
L'intero progetto è diviso in tre capitoli e sono i colloqui, ovvero le 24 giornate in cui io ho conversato telefonando ai miei amici, 24 giorni di silenzio e sono 24 disegni che ho fatto negli stessi luoghi per altri 24 giorni, però senza comunicare nulla con nessuno. E poi in conclusione 24 meditazioni, che sono i quadri grandi, che sono naturalmente il risultato del lavoro fatto in precedenza sui disegni e sui quadri piccoli.